Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Come nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Cristo, Verbo del Padre, Re glorioso dei Santi, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste, dimora. Forza, rifugio, conforto, in te speriamo. Illumina con il tuo spirito l'oscura notte del male, orienti il nostro cammino e incontro al Padre. Amen. A voi, o santi, gloria dal Signore, a voi l'onore del suo popolo. Alleluia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Colui che contro te solo ho peccato, quello che male per occhi ho fatto. Perciò sei giusto quando parli retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il sopra e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia e succheranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli errati le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio, e se offro l'olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion e rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Coraggio, Figlio. I tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Tu Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Signore, ho ascoltato il tuo annuncio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. Il Dio viene da te, mandi il santo dal monte Paran. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue doti è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, guaglioli di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli del Libio, nella melma di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carne entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i passi. Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili. E le stalle rimarranno senza voi. Ma io gioirò nel Signore. Esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore è la mia forza e mi rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia.
Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Glorifica il Signore Gerusalemme. Loda sia il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda la sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto per nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, loda il tuo Signore e ti dona la pace. Alleluia. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono a Lui, gradito e perfetto. Il cuore dei santi nella legge di Dio, alleluia, alleluia. Il cuore dei santi nella legge di Dio, alleluia, alleluia. Venite sicuro il cammino. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Il cuore dei santi nella legge di Dio, alleluia, alleluia. Chiunque fa la volontà del Padre mio, per me, fratello, sorella e madre, dice il Signore, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiunque fa la volontà del Padre mio, e per me fratello, sorella e madre, dice il Signore. Alleluia. Come dice nella liturgia di ore, invochiamo il Cristo Signore perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Santifica il tuo popolo, Signore. È stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto, purché nel peccato. Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo. Riduci alla carità perfetta. Signore Gesù, santifica il tuo popolo. Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce.
luce del mondo. Signore Gesù, illumina il tuo popolo. Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri. Tu sei l'immediazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza. Signore Gesù, fa che al termine della vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, o Dio che hai guidato a vertici di dottrina e di santità il santo abate Pacomio, fa che anche noi sul suo esempio cerchiamo per prima cosa il pane della tua parola, fonte di luce per la coscienza e di pace con il cuore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, e la regna con te l'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei nostri parenti, dei sacerdoti e sorelle e della famiglia associativa, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Oggi ricordiamo Brigo Luigi e Mediani Teresa. Lo Spirito Galattico. Uno col Padre e il Figlio discende a benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode. Il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. Luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio Trino unico, fonte di eterno amore. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire, imparerò i tuoi comandi. I tuoi fedeli a vedermi avranno gioia, perché ho sperato nella tua parola. Signore, ciò che giusti sono i tuoi giudizi, e con ragione mi hai umiliato. Mi consoli la tua grazia, secondo la tua promessa al tuo servo. Venga su di me la tua misericordia, avrò vita, poiché la tua legge è la mia gioia. Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono, io mediterò la tua legge. Si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti. Si integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Liberami dai nemici, mio Dio, proteggimi dagli aggressori, liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue. Ecco, insidiano la mia vita, contro di me si avventano i potenti. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato. Senza mia colpa accorrono e si appostano. Svegliati, vienimi incontro e guarda. A te mia forza, io mi rivolgo. Sei tu, oh Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in aiuto. Dio mi farà sfidare i miei nemici. Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia, perché sei stata mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Mio Dio, tu sei la mia misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai scosso la terra, l'hai squarciata, risana le sue fratture, poiché sta crollando. Hai inflitto al tuo popolo dure prove, ci hai fatto veleno da vertigini. Hai dato un segnale ai tuoi fedeli perché fuggissero lontano dagli archi. Perché i tuoi amici siano liberati. Salvaci con la destra e a noi rispondi.
Dio ha parlato nel suo tempio, esulto il divino Siche, misuro la valle di Succor. Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando. Moab è il bacino per lavarmi, sull'Idumea getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria. Chi condurrà la città fortificata? Chi potrà guidarmi fino all'Idumea? Non forse tuo Dio che ci hai respinti? E più non esci, o Dio, con le nostre stiere? Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vale la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodigi, egli calpesterà i nostri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quello nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha risuscitato Gesù e noi tutti ne siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Ed è apparso a Simone, alleluia. Preghiamo, o Dio che hai guidato a vertici di dottrine e di santità il santo abate Pacomio, fa che anche noi sul suo esempio cerchiamo per prima cosa il pane della tua parola, fonte di luce per la coscienza e di pace per il cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio è il regno con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parole di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio è re di tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Dio è re di tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni. Dio è re di tutta la terra. Thank you.
Cristo doveva patire e risorgere dai morti ed entrare così nella sua gloria. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se soffri del tuo soffrire tale da non poter parlare, da non poter capire, allora ricorda il suo dolore, ripensa al sacrificio di Cristo sull'altare. La sua, la nostra presa, il mondo non capirà. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per le tue nostre e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, mentre ci disponiamo a celebrare questa liturgia eucaristica, infiamma il nostro cuore dell'amore che alimentò la vita di San Pacomio, affinché con purezza di animo e ardore di carità possiamo offrirti questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono in gloria, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore. Nella testimonianza della fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e doni a noi, tuoi figli, un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro grande intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, con San Giuseppe, con Valeriano, Cecilia, Benedetto, San Pacomio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi è il 15 del mese che ci vede tutti intorno alla Vergine Maria. Proprio per questo noi facciamo nostre le parole di Gesù, che sono parole di speranza, sono parole che ci indicano la strada. Mentre voi piangete, gli altri rideranno, dice Gesù, ma anche dice che il nostro dolore sarà tramutato in gioia. E questa è la speranza. C'è tanta gente che piange oggi a causa della malattia, delle sofferenze, del lavoro. C'è tanta gente che soffre, però nella speranza che Gesù oggi ci indica troviamo la forza, con l'aiuto della Madonna, dei nostri santi, a camminare. Non abbiate paura, non bisogna avere paura, ma proprio attraverso la preghiera, l'aveva compreso questo grande monaco, San Pacomio, che oggi noi celebriamo, che dopo il servizio militare, era un egiziano, si è convertito al cristianesimo ed è stato il primo a scrivere La vita cenobitica, raccolti a sé, attorno a sé tanti monaci, che alla sua morte c'erano sette monasteri. Pur nella grande riforma del Santo Padre Benedetto, nell'Oret Labora aveva già intuito Pacomio che soltanto nello stare insieme, così come fecero gli apostoli nel Cenacolo, Dio avrebbe ascoltato.
E allora lo stare insieme, bisogna stare insieme nella comunità, bisogna stare insieme tra le sorelle, bisogna stare insieme nella famiglia associativa, perché il Signore, sulla sua stessa parola, dove sono due o tre riuniti, abbondi di grazie. E ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ci compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che te dei apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. Mistero,
benedici la nostra famiglia associativa, che unita a te nella preghiera, con gli uomini nella carità, vuole vivere nella tua luce, nell'obbedienza totale al Santo Padre e Vescovi. Fa, oh Signore, che fratelli associati vivono con intenso amore il tuo Vangelo e momenti di gioia e di dolore. Amen. O Madre nostra Maria, che vede della croce, raccogliesti l'ultimo respiro del nostro Salvatore Gesù, accogli la preghiera di quest'anima infelice che a te ricorre nella sua tribolazione e la devosa nostra Madre presenta dal tuo Gesù. Benedici, adorata Maria, la Santa Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi, i Sacerdoti, i Religiosi, la nostra famiglia associativa e preghiera e carità. Moltiplica e protegge le sorelle di Santa Cecilia e fratelli, conforta gli ammalati, i derelitti, coloro che soffrono a causa dell'ingiustizia, le persone anziane e sole, si fare i nostri giovani, il sorriso dei nostri bambini e a tutte le nostre famiglie, dona la salute e la pace. Benedici quanti lavorano nella nostra famiglia associativa e noi ti promettiamo di vivere realmente il Vangelo di Gesù. Ma da tante vocazioni nelle nostre comunità e così sia. Glorioso San Valeriano, di Santa Cecilia, noi consacriamo a te la nostra famiglia, allontana da essi ogni spirito del male e fa che vi sia sempre unità e fedeltà. Mi accedi verso Dio, la grazia che tanto desideriamo. Dio che vuole pregare nell'ordine sacerdotale i tuoi servi, sacerdote Gidio e padre Giacomo, concedendo la gloria eterna, concedi a noi di conoscerti la santità dell'amore che ha nutrito per te in questa terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio cuore, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Eterno riposo con loro, Signore. Splenda essi la luce perpetua, riposa in pace. Eterno riposo con loro, Signore. Splenda essi la luce perpetua, riposa in pace. Eterno riposo con loro, Signore. Splenda essi la luce perpetua, riposa in pace. Amen. Preghiamo. La potenza misteriosa del sacramento che abbiamo ricevuto rinnovi la nostra vita, Signore, e così liberi dall'amore delle cose terrene, portiamo in noi vivo il desiderio di essere sempre con Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Quanto è bello amare il Signore, oh Gesù.